amici di The Interview Game, siamo pronti per intervistare e giocare un nuovo ospite, sempre sullo stesso canale, Supernova ovviamente, Sara Colonnelli in compagnia di Valeria Vitolo. Ciao Sara! Come sei a fiori? Wow! Come sono? Creale. Sì, hai visto? Oggi mi sento così, tra la primavera e l'estate, anche se insomma vabbè. Anche se questa primavera si sente un po' troppo estate effettivamente. Beh sì, in effetti direi anche sì, non so, siamo pronti per un caldo torrido a luglio? Non so che dire veramente. Non lo so, lo scopriremo. Potremmo fare un nuovo programma, possiamo fare le previsioni della call di Valeria. Sì. Interview game. All'aperto, beh, potrebbe essere un'idea sotto, no? Il sole cocente, esatto, quindi. Grondando di sudore. Vabbè, sto allora, un ospite diverso, perché lei è una giornalista, sì. Lei è una regista e sì. Soprattutto fa dei fumetti che poi riesce a mettere e portare come cortometraggio, come film. Ce lo facciamo però raccontare da lei. Chiamo qui sul palco Emanuela Del Zompo. Buonasera. Ciao, grazie, adesso ne parliamo ovviamente, lo mostrerai, benvenuta, grazie per essere qua ovviamente. Grazie a voi. A proposito di previsioni meteo, io suggerisco su una spiaggia il vostro programma su, beh, sì. Col tipo beach volley, capito? Ah, beh, potrebbe essere, beh, sicuramente un gioco, esattamente, come no? Che il game questa volta potrebbe essere la pallavolo o il calcetto. Sì, c'ho un po' paura in realtà perché io poi sono un po' scoordinata, però potrebbe essere un'idea, ci piace molto. Vengo a giocare. Va bene, allora vieni a giocare come oggi, tra l'altro, ma prima del nostro gioco dobbiamo farti un po' di domande, dobbiamo okay. Conoscerti un po'. Quindi tu fai molte cose, sei un'attrice, sei una giornalista, sei tante cose. Cos'è che ti rappresenta di più? Ah, cosa mi rappresenta di più? Io parto sempre con domande molto sono facili. Sono una regista, una cantante gospel. La musica placa la mia anima. La regia mi permette, insomma, di guidare gli altri attraverso i miei sogni. Questa è la mia definizione. L'attrice mi permette invece di entrare in diversi personaggi, di vivere diverse vite. È bello vivere ora la vita di una persona, ora la vita di un'altra. E poi scrivo. Quando ero a scuola, diciamo le scuole elementari, no, le scuole superiori, quando i miei genitori andavano a parlare con i professori, dicevano sempre: ah, scrive, cioè c'ha una facoltà di scrivere, di raccontare storie incredibile. Poi dice, quando arriva sul palco, quando c'erano le interrogazioni, quindi quando ci sono le interrogazioni tu sei in piedi, come adesso, come così, davanti esatto. A una classe. Non è che non studiavo pure troppo, però avevo una sorta di emozione di blocco, il blocco del parlare davanti, il blocco di essere giudicati, perché sì, quando anche uno sta anche il giudizio, già. Che io ho superato grazie al lavoro che faccio, quindi lavoro di giornalismo, quindi forse quello che mi ti rappresenta più è il lavoro giornalistico che mi ha aiutato proprio oggi. Vedi, non sto zitta mai. Questo momento dovrebbero tappare la bocca, perché quando parlo comincio a diventare logorroica, quindi mi raccomando, stoppatemi. È come, perché capisco quello che stai dicendo, perché un po' l'ho vissuto anch'io. E il lavoro dello speakeraggio, anche della televisione, poi ti aiuta a porti nei confronti degli altri, comunque ad aprirti, perché lo devi fare sostanzialmente praticamente per forza, no? Però la scrittura poi ti permetteva e ti permette ancora di sfogare tutto quello che sei, esatto. Quello che hai. Poi attraverso nessuno può mai fermare. Attraverso, insomma, il lavoro di attrice riesco, entro nelle storie che poi attraverso la regia insomma costruisco. Beh, direi che comunque sia una cosa, un mestiere completa l'altro, esatto. Non potrei essere solo una cosa. E in tutti questi anni, soprattutto nell'ambiente professionale, mi conoscono come, cioè oggi non è che dicono, ah sì, dicono pure la regista, però quando mi presentano, ah, è la giornalista, perché comunque sia ho lavorato tantissimo
sulla scrittura, sulle interviste, sul mondo insomma del giornalismo legato sicuramente al cinema e allo spettacolo. Certo, non mi metto a fare la cronaca oppure la politica, ci ho provato, ma non mi piace proprio. Hai parlato di tutte le cose che fai e soprattutto hai citato il fatto che tu sei regista, ma anche hai scritto questo fumetto che poi hai trasformato in un cortometraggio. E soprattutto la cosa di te particolare, soprattutto per quanto riguarda il cinema, anche quello che racconti, è che le tue storie hanno sempre uno sfondo importante che volevo raccontare, spesso la violenza sulle donne. La violenza sulle donne, ho affrontato anche il tema della disabilità, facendo lavorare un'attrice disabile che purtroppo è scomparsa. E quindi sì, quando faccio delle storie ho bisogno comunque sia di comunicare qualcosa. E temi importanti, temi che magari anche nella mia vita mi hanno toccato, perché non sono stata vittima di un femminicidio se non lo raccontavo, però magari ho avuto nel passato un fidanzato geloso che ha anche alzato le mani. L'invalidità, la disabilità. Non è che vorrei mettermi a raccontare il mio percorso sanitario, però io ho avuto un grave problema di salute e sono un disabile anche io. Quindi, anche se non sembra, non lo dico, non lo mostro, ma io ho una disabilità dovuta a un male brutto che ho avuto, che ho superato, ma purtroppo quando ti affronti delle malattie importanti come quella che ho avuto io, poi te la porti per tutta la vita, perché comunque sia ti devi controllare. Quindi sono argomenti che mi hanno toccato e sono andata a scavare le problematiche, ma anche i diritti, soprattutto i diritti. Se parliamo, quando io ho fatto recitare Rosanna Gambone, appunto, disabile perché ho osteogenesi imperfetta, quindi sin dalla nascita sulla carrozzina, e gli dicevo: qual è per te il principale problema? Lei non è che si lamentava della sua condizione fisica, ma dice: la disabilità sta nella burocrazia, è la burocrazia, la legge, la politica, le istituzioni, la società che ti rende disabile, non tanto il fatto di essere fisicamente magari diverso da una persona normodotata. Quindi, anzi, delle volte hanno molta più forza loro di noi e hanno coraggio. A me ha insegnato molto e è stata lei il mio sostegno. Io lo dico sempre, mi emoziono quando penso a lei, perché è stata come il grillo parlante in Pinocchio. Lei, quando parlava alla stampa e presentavamo i progetti, diceva sempre: noi siamo un po' come i gemelli diversi, la coppia Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, dove la persona saggia era lei che doveva riportarmi con i piedi per terra, e dove quando io avevo un problema, io la sentivo tutti i giorni, succedeva qualcosa, io sono molto emotiva e somatizzo molto le cose negative, ne risento fisicamente, cosa che non dovrei fare appunto perché sono stata male, però il carattere è così, quando sono nata sensibile purtroppo non riesco, mi metto una corazza a volte, però è difficile anche... comunque sia. Se hai un animo buono, che tendenzialmente cerca sempre di aiutare gli altri, rimani sempre poi ferito. Quindi lei era quella che in un certo senso mi dava coraggio, e se c'era un qualcosa che non andava io parlavo con lei, sapeva dirmi quelle poche parole, quelle perle di saggezza che mi riportava insomma ha un umore positivo, quindi ad affrontare delle battaglie. Adesso che non c'è, tante volte ci penso, e se mi succede qualcosa ci parlo, dico: tu che faresti? Che cos'è che ti dà più soddisfazione? La soddisfazione appunto è di Rosanna, che aveva un sogno nel cassetto. Lei una volta in un'intervista in radio con Maurizio Costanzo ha detto: Emanuela, ha aperto la scatola dei miei sogni e l'ha realizzato uno a uno. Quindi, a parte i premi che ho vinto, la più grande soddisfazione, il più grande premio è essere riuscita a realizzare il suo sogno, e lei è morta felice.
me l'hanno detto i familiari, il paese dove è vissuta, ogni tanto mi chiamano, mi cercano, dice non ti preoccupare che lei era felice. E io l'ho sognata dopo la morte, che mi disse, l'ho sognata vestita di bianco come fosse un angelo proprio, e mi disse io sono felice. Quindi la soddisfazione più grande non è stato tanto il premio, cioè non so, la candidatura del Davide Novello, la menzione d'onore, e questo è stato il mio premio. Quello che io ho potuto dare a lei è che ho realizzato un sogno, è come se poi di riflesso ho realizzato il mio, è come in uno specchio, noi eravamo come in uno specchio, ci guardavamo. Anche perché poi le cose artistiche possono, le soddisfazioni artistiche ti possono dare, perché dici ho lavorato tanto, sì, finalmente ho ottenuto qualcosa, sì, un merito, però poi a livello umano è la cosa più importante, sì, creare anche rapporti umani che restino nel tempo, come in questo caso. Soprattutto perché viviamo in un ambiente difficile, che purtroppo non esistono i rapporti umani, cioè no, troppa la competizione, quello che devo arrivare. Quindi ecco perché per me lei è stata speciale. E non so se mi capiterà nel cammin, diciamo, di nostra vita, nel mezzo di nostra vita, trovare altri rapporti umani così intensi, così forti. Di solito devo fare sempre le guerre, le lotte per difendermi. E vabbè, noi te lo auguriamo. È questo che mi auguro, perché guarda, ti ripeto, è lei che mi ha dato questa carica. E quando anche sul set, gli altri attori, io non ho una foto, però te la farò vedere, te la manderò al set di fine riprese della serata, che poi abbiamo fatto anche festa, io ho fatto fare una torta con l'immagine del fumetto, e quindi hanno scattato un'immagine che eravamo tutti sorridenti, felici, beh, una famiglia, cioè si era creata un gli ho detto una cosa, una serenità, una felicità, un volersi bene tutti quanti. E tante volte, perché sento i racconti, sul set quello litigato, quello qua, insomma, tante cose, io gli ho detto io ho avuto un set felice. Ho detto non perché lo so, che è difficile da trovare, quindi magari ci rimangono sorpresi per questo. Quindi hai già fatto tanti progetti, ne hai altri in corso? Comunque sì. Sì, si è accesa. Allora, allora, questo vabbè è Grunda, però tu sai che ho fatto La Leggenda di Kyra, da cui sono una trilogia, un fantasy, è una supereroina che viaggia nel tempo per riscattare se stessa e i diritti delle donne, e quindi non è Wonder Woman, però c'ha i poteri, c'ha i poteri lo stesso. E quindi io da questa trilogia ho già sviluppato i primi due episodi, che sono stati distribuiti su Rai Channel, quindi devo fare il terzo episodio, che è il prologo, è l'episodio più importante, da dove poi si ritornerà indietro nel passato a scoprire questa profezia, certo, questo quello destino, che uno si aspetta, è questo. E quindi sto già attivandomi, perché ho una grossa ambizione di portare questo prologo, questo progetto che è dedicato a Loredana Nash, un'altra donna straordinaria che io ho conosciuto negli Stati Uniti, un'italoamericana che era un poliziotto e un avvocato della contea di Los Angeles, che è morta per femminicidio. Quindi sarà un tributo a questa, oltre vabbè a Rosanna, un tributo a questa donna, perché partirà il filmato con la notizia del TG americano della sua morte. Quindi vorrei fare un passo un po' più grande, forse girarlo anche in lingua inglese, per portarlo negli Stati Uniti, per portarlo poi a parte vabbè qui in Italia sulla TV americana. E poi ho scritto una canzone. Stavo dicendo, cantava qualcuno. Esatto, una canzone, un testo che è il frutto, l'ho scritto tantissimi anni fa, quando si è chiusa una storia per me molto importante. Lui non c'è più, perché pure lui è volato in cielo. E io ho scritto questo testo, e quindi in questa settimana devo incontrare con i musicisti per fare la musica e farla diventare quindi una canzone che spero canterò. Quindi fa parte anche di un coro, sì, gospel, sì, però il coro, incontro in coro, quindi sarebbe la prima esperienza, diciamo, forte come
come, insomma, come cantante solista, anzi se io ho pensato di fare un duo, quindi sto cercando anche una voce maschile, perché comunque si rappresenta la storia d'amore fra due quindi, persone. Quindi se ci sono voci maschili che ci stanno guardando e volessero far parte scriveteci di questo progetto, Manuela sì, del Zompo, la potete contattare, però è arrivato il momento di giocare. Sì, perché, è arrivato, okay. Abbiamo sentito il nostro amico suono amico e quindi giochiamo. Certo. Oddio, no, mi devo preoccupare. Tutti preoccupatissimi, è incredibile, sì, ormai. In questo momento si emozionano. Esatto. No, adesso ti aiuterò mettendo questo cerchietto, okay. E man mano ti aiuteremo facendoti capire chi è il personaggio. Esatto. Chi, qual è la parola da indovinare. Ti diamo degli indizi, okay. E devi indovinare il personaggio. Cioè, i superpoteri. Adesso lo scopriamo insieme. Allora, sei pronta? È pronta come vedete. Quindi Sara, lo lanci tu o lo lancio io? Vai. Insieme, vado. Dai, facciamolo insieme per una volta. Che il gioco abbia inizio. Artista di formazione teatrale. Noto per le sue doti di affabulatore e trasformista. È considerato uno dei massimi esponenti della storia del teatro italiano. Affermatosi come attore teatrale, ebbe anche esperienze nel campo televisivo. Ha raggiunto la consacrazione cinematografica nel 1976 con un film comico che aveva altri grandissimi interpreti. Serie televisive di successo. È stato insegnante di tanti altri, diventati poi a loro volta famosi. Era romano. A me gli occhi, please. One man ci show. Sono. Gigi Proietti. Brava. Bravissima. Bravissima, hai visto. Ho un rimpianto che non ho potuto fare la sua scuola. Questo rimpianto. Mi sarebbe molto piaciuto. Tra l'altro l'ho conosciuto perché un precedente coro con cui ho lavorato, i primi cori, il primo coro della chiesa, tradizione, ha lavorato in una sua serie come coro, mm-hmm. Una sua serie televisiva. Quindi brava, sì. Emanuele del Zompo ha vinto, puoi anche togliere per controllare. Per verificare? Sì. Per verificare, non era giusto farlo. Emanuele del Zompo ha giocato con noi, se volete ovviamente seguirla sui social, ma soprattutto acquistare su Amazon. Acquistare Grunda l'angelo dalle ali rotte su Amazon, ma anche vedere i cortometraggi, tutto quello che fai. Sulla piattaforma Dire Channel possono vedere, cioè sulla piattaforma Amazon invece c'è anche La Leggenda di Kaira. E mi raccomando, chi vuole cantare, faccio il provino. Va bene, allora apriamo questa chiamata ai cantanti, sì, ai cantanti maschi, romani e non. Esatto. Romani e non. Grazie a tutte e due per questa puntata e per questa chiacchierata. E ci vediamo con voi invece al prossimo appuntamento. Grazie e buona serata. Ciao.